Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti nel mio garage. Per chi mi vede per la prima volta, questo è un canale dedicato ai motori, meccanica e tutto tondo in generale fai da te. Oggi vi voglio fare vedere un video basato sulla contropunta perché ho questo problema. Io ho un tornio cantoni e il problema è che la contropunta è un cono morse 3. Io avevo adattato un cono morse 2 facendo, vi faccio vedere, praticamente un inserto, però non è giusto, quindi i gradi non sono giusti. E cosa succede? Che la contropunta, quando io vado a fare un centrino, risulta scentrato. Adesso vi faccio vedere uno specifico. Come vedete, formato da diverse parti che non sono consumate. Qui ci sono le griffe che scorrono mentre si allarga il mandrino. Il mandrino entra e spinge le griffe e fa la chiusura. Però il problema è che io, avendo fatto in passato, tentato di fare un cono morse 3, non ho azzeccato i gradi giusti e il mandrino, il cono morse 3, si blocca nel conico solo nella parte anteriore. Questo comportava che, non essendo centrato alla perfezione, mi spaccava la punta del centrino, oltre a non centrare il punto perfetto della barra cui andavo a fare. Adesso ho smontato e adesso, con l'aiuto di internet e delle tavole che ci sono, ho visto che praticamente, se andiamo a vedere l'ultima cosa che ho guardato, non so se si vede, no? Il cono morse 3, che ha le misure eccetera eccetera, queste misure qua, deve esserci un grado, un'inclinazione, un angolo. L'angolo che fa il conico è 1,2616. Quindi io adesso, per dargli l'ingiusta inclinazione, ho fatto un rapido calcolo. Ho fatto 90 gradi meno 1,26 2616 mi dà 88,7 gradi. Questo qui è un come un goniometro. Io vado a togliere da 90 gradi, imposto a questi gradi qui, ecco, stringo e adesso andiamo a vedere come imposto l'utensile. Allora, questo è il tornio, questa è la torretta, qui ci sono i gradi da impostare, però impostare 1,26 qui diventa molto difficile perché centrare in mezzo grado è difficile. Però fortunatamente qua dietro abbiamo una situazione di questo genere, cioè qui è 90 gradi, vedete? Io adesso fermo questo, svito e riavvito, mettendo 97, riavvito esattamente a 80, 88,7. Così dovremmo essere a 1,26 grado. Io la blocco qui e poi qui metto il comparatore e vediamo, in modo che gira giusto.
Andiamo a incastrarlo dentro. Vediamo. Adesso che è montato, montiamo su una barretta rettificata. Così andiamo a vedere se c'entra. Io direi di sì. Qualche centesimino. Diciamo. Sì. Adesso che il contropunto non balla più e rimane dritto centrato, vedrò di fare nel prossimo video. Allora, questo è lo spinotto della Preghiera X, che come avevo detto nel video precedente, se andate a vederli, sentite? C'è un gradino. Io ho una barretta rettificata già da 15 e invece di comprare un altro tipo di questo, che secondo me è un materiale scarso perché sennò non si sarebbe consumato così, proverò a farla con questo. Siccome che qui è già è 15, farò solo il foro interno e alleggerirò le due lati. Ci vediamo alla prossima ragazzi, iscrivetevi al canale, accendete la campanella così venite avvisati se siete interessati al fai da te e potete anche vedere tutti gli altri video che ci sono nella mia playlist. Alla prossima, ciao!